faccio tagli, generalmente. Va bene, buona la prima. Giulia Domenichetti, per prima cosa, grazie. Non parliamo tanto, le accennavo di San Marino, accenniamo a lei, ma soprattutto io davanti un'allenatrice donna nel calcio. Mi aiuti, che ho un dubbio amletico, non è calcio a 5, vero? Ovviamente, perché ricevendo tutti, no, no, io ho raccontato in lungo Alan Conte, direi, e a occhio è stato il suo predecessore. Ok, Esattamente, esattamente. calcio a 11 comunque. Esatto. E mi racconta intanto chi è, di dov'è, quanti anni ha, qualcosa sulla sua biografia. Allora, ho 38 anni, sono di Ancona, anche se il calcio mi ha portato lontano dalle Marche da quando avevo 19 anni. Ho giocato in Sardegna per la maggior parte la mia carriera nel calcio a 11 alla Torres femminile per 12 anni. E ho fatto una piccola parentesi nel calcio a 5 di 3 anni. Ero un centrocampista, una mezzala esterno, abbastanza duttile. Ho fatto diversi ruoli, ma più che altro mezzala o esterno alto d'attacco. E calcio a 5 perché quell'anno la Torres stava fallendo, quindi diciamo che quella che era stata casa mia sia dal punto di vista sportivo che non, stava fallendo e in preda alla delusione c'era questa opportunità di dare nuovi stimoli, ecco. Oltretutto mi stimolava l'idea di combattere di nuovo per una maglia in nazionale e alla fine è una soddisfazione che mi sono tolta anche nel calcio 5. Quindi poi sono tornata a 11 l'ultimo anno nella Florenzia e da lì poi è iniziata quest'altro tipo di percorso in panchina. A Sassari ne ho persi di più di quelli che ho vinto, però sì, tre scudetti alla fine, tre scudetti e mi sembra quattro Coppe Italia, quattro Supercoppe. Ah, tutto. Chi era l'allenatore? Tore Arca, Manuela Tesse per l'ultimo periodo e più che altro sì, quasi. Arca e Tesse, dai, poi ci sono stati altri allenatori più di passaggio, ecco, nel mio periodo. Il patrone è vivente? Come? Il patron è vivente? Chi è? Attualmente però è un altro, non è lo stesso. Chi è quello di quel periodo record? Chi era? È Leonardo Marras. vivente? Che business aveva? O ha? Ma adesso nel dettaglio lui era no, gestiva l'azienda dei trasporti pubblici di Sassari a quel tempo. Comunque ecco, essendo C'era una con lei, Giulia? no, con Carter non ho mai giocato. La conosco in altre vesti, ma non ho mai giocato, non ci ho mai giocato insieme. Avanti con il percorso invece da allenatrice, dove, come, quando? Dopo il mio ultimo anno di calcio giocato a Florencia, il patron a quel tempo, Cagli, ha offerto a me e a Tona di smettere per entrare nello staff tecnico dell'allora mister che era Michele Ardito. E diciamo che per me era una passione, già nel calcio a 5 avevo allenato una squadra under 19. Avevo un po' di esperienza con i bambini e quindi ho accettato subito. E poi le mie ginocchia non reggevano più, quindi ho accettato e da lì è partito poi questo percorso. Ecco, poi una volta esonerato Ardito,
c'è stata la soluzione triade con Carobbi, Tona e me, e i 2 anni, diciamo, passati a San Gimignano sono stati molto belli, la verità. E poi? E poi Florenza ha venduto il titolo e siamo andati a Napoli l'anno scorso, a dicembre, per cercare di salvare, diciamo, la situazione, visto che stava lottando per la retrocessione ed erano vive acque. Diciamo che siamo riusciti a protrarre la lotta fino all'ultima giornata, ma alla fine non ce l'abbiamo fatta e l'ha spuntata il Pomigliano. Poi, l'approdo a San Marino, chi decide, come avviene, chi è il suo capo, a chi risponderà, insomma. Io sono stata contattata dal DS Francesca la notte e ci siamo incontrate e mi ha un po' parlato di quello che aveva intenzione di fare e c'è stato subito feeling e quindi alla fine ho scelto per San Marino. Ecco, ci avevo anche altre proposte, però a pelle ho pensato che San Marino poteva essere un ambiente migliore per me il prossimo anno. Certo, poi Giulia anche la particolarità, no? Di uno stato, una località piccola che però è uno stato. Tra l'altro adesso non, da dove mi parla? Da Ancona, immagino? Attualmente sì. Quante volte è stata sul Titano? Che distanza è? Tanto poco. Da Reggio Emilia le assicuro tanto. No, un'oretta e mezza da qua, un'oretta e 20. Molto più vicina. Quante volte è stata la magia di questa Repubblica che ha vinto tre medaglie alle Olimpiadi maggiori? Ma sicuramente è un ambiente che ha le sue peculiarità per i motivi che hai appena elencato. E io ci sono stata bene l'ultimo periodo svariate volte e su in alto, diciamo, il centro storico, non ricordo di esserci stata e mi è piaciuta molto. E mi ricorda per tanti versi mi ricorda San Gimignano, quindi sta cosa mi piace perché mi sento un po' a casa, le torri. Certo. Quante allenatrici donne ci sono in Serie A? Attualmente in Serie A mi sembra, non vorrei dire un'eresia, due, Panico alla Fiorentina e Guarino all'Inter, mi sembra. Poi lei? Io in Serie B, San Marino in Serie B. Certo. Serie B qualcuna in più ce Mi aiuti, è retrocesso, me lo ricorda quando? n'è. Il San Marino 2 anni fa. 2 anni fa, ok. Quindi c'è la Serie A, a quante squadre? 12? 10. 10. La Serie B quante ne ha? Ha due gironi o un girone? Uno unico e a 16 quest'anno. Voi siete per la promozione o per la salvezza? Ma noi per ora non siamo né per uno né per l'altro, si spera, soprattutto per la salvezza. No, nel senso che gli obiettivi ce li diamo durante il percorso. E la squadra è parecchio nuova, c'è da lavorare su tante giovani e quindi il livello della Serie B è salito molto con l'arrivo delle retrocesse dalla Serie A, perché sono retrocesse tre. E comunque stanno facendo squadre importanti perché vogliono salire, hanno risorse importanti e quindi penso che l'obiettivo lo potremo capire strada facendo. Certo. E com'è il suo calcio, Giulia? Ma il mio calcio non mi piace molto la frase il mio calcio, nel senso che poi deve essere il calcio della squadra che va in campo, quindi cerco di mettere poi le giocatrici nella condizione migliore per fare bene, quindi
probabilmente il calcio, quello che era il nostro calcio a San Gimignano non era lo stesso a Napoli e non sarà lo stesso a San Marino, che poi dipende molto da che tipo di atlete, che tipo di giocatrici, che tipo di squadra hai poi da guidare. Giulia Domenichetti, che idea si è fatta dell'eliminazione dell'Italia con una sola rete, no, anzi, vabbè, una rete inutile più una rete nel girone dell'Europeo, con Cabrini che ha detto è un fallimento, sì, però lui dimentica che, insomma, sì, ha fatto forse un argento, un qualcosa, ma Milena comunque ha dato quello che lui non ha dato, perché purtroppo, insomma, il contributo, prima di tutto è stato scelto per il nome che porta, e ha avuto chance per il nome che porta. C'è una differenza abissale fra le occasioni che ha avuto al Novara in Serie C, ed è anche normale, un campione come lui, e le occasioni che mai avrà, occhio, fra i grandi. Giulia che ha dovuto fare un percorso infinitamente diverso. Suo pensiero su entrambe le cose. Ma sulla nazionale ovviamente dispiace perché secondo me i risultati poi della nazionale italiana sono sempre stati un po' ciclici, nel senso che ci sono annate in cui funziona tutto, annate in cui arrivi al top, annate in cui va tutto storto e è successo anche ai miei tempi. Penso che non sia da farne una tragedia. È ovvio che probabilmente è capitato in un momento storico sbagliato per l'attenzione mediatica che giustamente i grandi club, il professionismo si è portato dietro, però bisogna, secondo me, cercare sempre di mantenere un equilibrio in tutte le cose, sia quando le cose vanno estremamente bene. Non eravamo, secondo me, fenomeni al mondiale quando comunque l'Italia ha fatto un grandissimo mondiale e non siamo scarsi adesso perché le cose non sono andate bene. Quindi sicuramente bisognerà analizzare cosa non ha funzionato, sicuramente bisognerà lavorare, sicuramente bisognerà cambiare qualcosa. Io ho sentito molto di cambio generazionale, eccetera, però è anche vero che serve tempo per crescere, non è così scontato che buttando dentro giovani le cose vadano meglio. Quindi sicuramente chi di dovere saprà poi ripartire e fare meglio. Dai fallimenti poi nascono i momenti di maggiore crescita, secondo me. Bisogna semplicemente viverla così e basta. Poi che il tifoso magari sia deluso ci sta. Io dico che almeno adesso abbiamo tifosi che sono delusi, quindi è un bene. Per quanto riguarda, non so, i commenti in generale, più che nello specifico, dico la stessa cosa, che bisognerebbe essere equilibrati perché poi facendo poi questo mestiere, parlo io che lo faccio veramente da poco, poi sappiamo che le cose da fuori non possono essere valutate, che veramente basta una briciola per far sì che vada tutto bene piuttosto che tutto male. Magari entra il tiro di Girelli e facciamo come l'Italia al Mondiale dell'82. Quindi purtroppo sto sport è così, è anche episodico e può cambiare tutto da un episodio, a volte no, invece non lo fa. Quindi secondo me bisogna essere equilibrati. Poi è una questione di ruoli. Penso che ci sarà chi, come allenatori, giudichiamo le giocatrici e noi allenatori siamo giudicati da chi ci sceglie e chi decide di cambiarci, no? Quindi ci saranno figure che hanno nel loro ruolo il dover giudicare Milena o lo staff o quello che è stato fatto e lo faranno, immagino, ma non credo che spetti a noi, che poi è veramente facile, dai, c'è già chi lo fa. Poi Giulia Domenichetti, ho dimenticato di chiederle, nella sua storia, la sua professione o professionalità extra pallone, ed è la cosa su cui spesso mi concentro, soprattutto se fosse un qualcosa di singolare. Magari invece ha sempre vissuto di calcio, sì?
Infatti io quando mi chiedevano che lavoro fai, io dicevo sempre, ma glielo chiedi a Del Piero che lavoro fa. No, io ho avuto la fortuna di vivere di calcio per ora. Ah, quindi proprio mai nulla di diverso. Mai, Ma mai, mai. cose saltuarie, ma di mestiere faccio questo. Cose saltuarie, ovvero per esempio, non lo diciamo, No, vabbè, bar, stagioni, cose così. Ma... eh. Ah, ok, quindi. ovviamente poche, anche perché non c'avevo tempo Certo. tra nazionale, Champions League. Mi aiuti a ricordare, ha smesso a quanti anni? 34, Quindi 34, okay, 4 anni. sono 4 anni. Senta, parlavamo di Girelli. Per me è l'unica vera fuoriclasse. Soprattutto io filosofeggio molto, alle volte con ospiti come lei, al maschile, penso anche al dribbling, alla velocità sulla sinistra di Barbara Bonansea. Come la vedrebbe nel calcio maschile? Varrebbero una serie di un'eccellenza, certo, la forza è molto diversa, ma la classe c'è, quel destro, quell'idea. Poi sì, ha preso la traversa, per me è una fuoriclasse, Cristiana Girelli. Ma secondo me non è valutabile perché andando a giocare contro uomini grandi, poi sì, se il livello è l'intensità è basso, riusciamo a starci anche le atlete più e abbiamo visto per esempio contro la Francia che già noi anche in campo femminile un po' diciamo che certe intensità facciamo un po' fatica, ma è normale. Non è possibile paragonare perché anche il maschio che gioca in Serie D, comunque, se si butta palla avanti e corre, non lo prendi più. Invece, concorda con me sulla necessità di aumentare le coppe europee, di portarle almeno a due, se non a tre nel calcio femminile e di moltiplicare i club che vanno in Europa? E quanto siamo lontani da un successo? Beh, in Champions League mai siamo arrivati in semifinale, direi che siamo lontanissimi, ma magari nella terza coppa, chissà. Ma noi, secondo me, abbiamo iniziato un percorso che le altre nazionali portano avanti veramente da 15 anni. Cioè, siamo indietro. Siamo indietro e i risultati che comunque abbiamo sempre ottenuto sul campo un po' hanno oscurato questa differenza di struttura, di numeri, di tesserate. Perché fondamentalmente anni fa guardavo, ma noi anche come nazionale non siamo mai mancati a una fase finale dell'Europeo, mai. Eppure abbiamo numeri come veramente Turchia, anzi forse la Turchia aveva anche più tesserate, era una cosa indecente. Però se guardi i risultati sportivi rispetto alle tesserate, siamo una delle nazionali che ha nelle fasi finali c'ha meno tesserate. Certo. Molto semplice. E, certo. Poi il discorso che va tanto di moda, no? Che hanno fatto del passaggio al professionismo. Ma io penso, Giulia, agli sport vari, minori, minorissimi, di cui sono molto appassionato, cioè prenda l'hockey pista, no? Cioè, prima di arrivare al professionismo del calcio femminile, che è davvero poca cosa come pubblico, sono andato a vedere un Inter Empoli a Solbiate Arno, giù di lì, non mi ricordo, 2 anni fa c'era poca gente. C'è tutta sta parità, è bellissima, ma il movimento è lontanissimo. Secondo me equivale a una serie D come Domodossola, è d'accordo? È Ma anche lì come secondo livello. me no, è un appunto che ci sta. Secondo me servono basi e le basi sono ad esempio il pubblico, per dire. C'è chi ce l'ha e c'è chi no ancora, ad esempio. Mi senti? Non so se mi senti. Mi senti?
Poi sì, mi dia un istante solo che faccio un concludere. Non ti sento più. Lo switch ritorno da lei, resista, eh? Ecco, resistiamo ancora, benissimo. Ecco Giulia, come immagina il femminile del 2050? Ma io ti, non lo so. Ecco. Sì, io non lo so come lo immagino, però ti posso dire come mi sarebbe piaciuto che fosse. Esatto. A me sarebbe piaciuto che si fosse, diciamo, combattuto per mantenere un'unicità nel femminile. E un'unicità, ad esempio, poteva essere anche, faccio un esempio, il vedere San Gimignano Juventus. E chi c'è stato quel giorno ha visto che era uno spettacolo, lo stadio era pieno, è stata una festa e oltretutto abbiamo anche pareggiato, quindi comunque sia, secondo me mantenere questa peculiarità qui, no? Di vedere il grande club e magari la realtà un po' più di provincia. Eccolo. Lo switch è riuscito, a fatica ma è riuscito. Mi ripete la risposta? Io non ti sento. C'è stato uno stop adesso. Vabbè. Eccolo. Ora ti sento. Eccolo. Dicevo che mi sarebbe piaciuto che sì. si fosse combattuto per mantenere un'unicità del femminile e una peculiarità che poteva essere anche il vedere il grande club contro la squadra di provincia, magari con lo stadio pieno e portare non so, la Juve in realtà come a giocare a San Gimignano, come poi è successo ed è stato una figata, scusa se lo dico così, però secondo me sono state cancellate realtà che alla fine lavoravano anche bene, secondo me avrebbero avuto bisogno sicuramente di più tempo per rendersi competitive, però sarebbe stato comunque uno scenario suggestivo, ecco. Giulia, accenno al discorso economico precisandole questo. Io non ho davanti lei, ma ho davanti idealmente, virtualmente, una calciatrice qualsiasi professionista, al di là dello status di professionista. Le chiedo, una giocatrice del suo livello, intanto è stata anche in nazionale oppure no? Sì. Quanto? Tanto? Da titolare quanto? Sì. 10 anni. Da titolare? 10 anni da titolare? Maggiore, poi titolare sì, cioè, a volte giocavo, a volte no, ecco, primi anni magari no. Cioè, mi dice la formula, cioè fino a ieri non erano professioniste, ma la formula cos'era? Un maxi rimborso spese, una ritenuta da conto, le parla Giulia, una professione partita IVA, ormai evitato, azzerato ovunque, perché faccio interviste lunghe, le faccio per YouTube, per una testata online, per alcuni siti, però insomma l'impronta è che come se io fossi Repubblica e tocco dei temi o personali o troppo personali, eccetera, eccetera. Ecco, dico, come vi pagavano? Con ritenuta da conto, l'accordo è annuale, esiste un contrattino, esistono procuratori? Sì, perché ho visto Sassuolo. Però ai tempi miei era diverso, Sì, com'era? Com'era? Ai tempi miei c'avevi un accordo economico. Un accordo economico che credo risultasse tipo rimborso spese. Come rimborso spese. Poi noi avevamo i soldi, cioè comunque i contributi per l'attività nazionale un po' anche. Cioè, però diciamo era, cioè, anche 20.000 euro come forma di rimborso spese pura, quindi... Non lo so, no, non lo so. Quelli che erano, non erano lordi, erano netti di fatto, no? Sì. Ok. Oggi com'era fino a un mese fa? Cioè, il contratto, no? Era nero su bianco e lei sa che nel calcio
tanti non pagano o promettono e poi magari non mantengono completamente. Da questo punto di vista le cose sono migliorate, l'accordo deve essere depositato e insomma comunque ci sono delle tutele diverse rispetto ai soldi che vengono. Comunque sì, ormai sono tutti nero su bianco gli accordi, proprio Giulia in Domenica, parte che. Giulia, sì. Invece gli accordi, no, sono anche pluriennali o solo per le campionesse? Cioè, immagino Cristiana Girelli non abbia un annuale. Lei C'è la possibilità di firmare dei pluriennali, sì. ne ha mai firmati? No. Ma i Io no. suoi, no? Erano sulla parola o c'era un contratto vero e proprio? Cioè, se il presidente decideva di non pagarle la metà perché aveva finito i soldi, lei aveva possibilità di averli, di rivalersi? O... Sì. Ecco, Certo, sì. poi oggi col professionismo, com'è secondo lei? Cioè, il professionismo è in tutta. Oggi una squadra come la Juve non si infogna per 20.000 euro, non hai problemi No, che no, non no. prendi soldi. Però magari il Pomigliano, però magari il Pomigliano o Non lo non mi, so, il Bari, il non Bari, lo il so. Bari. No, Alla no, 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 fine il ma mondo del vabbè. calcio è come tutto il resto del mondo, no? Nel senso che viviamo penso in un, anzi io credo che forse nel calcio adesso siamo più tutelate di tanti altri Però Giulia, se lei fosse. No, il professionismo tocca tutta la Serie A, tutta e solo la Serie A? Ok, la ecco, se Serie A. lei. Chi è la squadra che si è. Le neopromosse chi sono che non ho guardato? Como? Sì? Como? Como. Immagini che lei fosse l'allenatrice del Como, fa un annuale a uno stipendio minimo. Esiste uno stipendio minimo per calciatrice Non lo so, allenatrice? io non lo so, non lo Non so si. perché quest'anno è cambiato tutto con l'avvento del professionismo, quindi non, queste cose io No, 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 era che sa, ma non molto, quindi la non ne ho Juve. idea. Certo. C'è un minimo, certo, ci sono i minimi sindacali adesso. Col professionismo che non ho assolutamente idea di quanto siano. Prendiamo. Però potrei dire delle cagate assurde, quindi però no, credo sia così. Ci sono dei minimi sindacali. Di due calciatrici simbolo, Patrizia Panico o Carolina Morati, chi vuole lei? Non ti sento. Sì, Giulia, le facevo due esempi, no? Sulla carriera. E fra la giocatrice simbolo di 30 anni fa, Carolina Morace, Patrizia Panico dopo, e la fuoriclasse di oggi, Cristiana Girelli o Barbara Bonansea. Al di là del netto, no, al di là della forma contrattuale che magari varia, al di là della diversa ricchezza dell'Italia, no? In proporzione, quanto guadagnano di più o di meno? Le grandi di oggi rispetto a ieri, uguale? Io non ne ho idea, cioè io non lo so quanto guadagna Girelli, scusa se non sono, non No, intendo lo so, non ne ho magari idea, nell'ambiente, non ne ho idea. nella, oppure gliela giro così, No, non ho idea. Non ne ho idea, rispetto a guarda, quando. scusa, guarda, io non so quanto prendeva Panico, io non so quanto prendeva Patrizia quando giocava con me, cioè quanto Prendiamo prendevano gli altri, Giulia. non mi interessa, e quindi non so neanche quanto prende Girelli oggi, non lo so. No, Sicuramente io immagino che. Io immagino che girino altre cifre sicuramente con altre tutele, sicuramente con altri interessi anche di sponsor. C'è tutto un giro diverso adesso, no? Che muove più soldi, muove più mercato, quindi non lo so sinceramente, anche perché ti ripeto, io penso che siamo in una fase di evoluzione. E che quindi non, cioè, ci sia veramente anche un gap forte, magari tra, vabbè, adesso magari ci sono i minimi sindacali, però io penso che ci siano realtà che magari in cui girano cifre più alte rispetto ad altre. È normale. Magari tra qualche anno si livellerà di più la cosa, ma anche il maschile così fondamentalmente.
Prendiamo Giulia Donachetti. Sì, Giulia, prendiamo una figura come la sua. Oggi, se lei fosse, lei è stata all'apice magari 10 anni fa, fosse all'apice oggi, monetizza di più in proporzione, monetizzerebbe di più in proporzione? Beh, o no? Sì. Certo. Invece la, il grado di appagamento di tutte voi, io non ho davanti lei, ho davanti una giocatrice che è stata in nazionale, pur non essendo un enorme personaggio, e un'allenatrice di buon livello che ha sempre fatto solo questo, abbiamo detto, escluso qualche stagione estiva, qualche lavoretto che abbiamo accennato. Ecco, il grado di appagamento, voi, no? Voi tutte, vi sentite come i colleghi maschi, cioè... Beppe Bergomi piuttosto che i bomber di provincia, i portieri, capisce cosa intendo? È una carriera, è un percorso da 10 o è un percorso da 5? Capisce cosa intendo? Appagamento, intendo. Io penso che non sia una cioè non sia una domanda alla quale io posso rispondere come ci sentiamo noi. Perché, come ho detto prima, ci sarà qualcuno che si sente Del Piero e qualcuno che si sente il bomber di provincia, giustamente. Io spero che tutte si sentano in base a quello che sono anche. No, intendevo... No, è normale che se comunque sia il percorso è appena iniziato. Io spero che l'appagamento è una parola brutta nello sport. No, mi scusi, non mi sono spiegato. No, intendo... La gioia, cioè lei no, lei abbiamo raccontato la sua doppia carriera, lei è felice come fosse stata, non so, Ambrosini, Capite Ambrosini non l'allenava da solo, però è felice a quel livello oppure molto meno perché ha giocato di fronte a un pubblico più esiguo, i compensi sono inferiori, lo spettacolo è inferiore, lei stessa sa di essere tecnicamente inferiore a Masini di turno, eccetera, eccetera. E in generale, cioè, voi siete veramente felici o magari avreste preferito nascere maschi e arrivare in una squadra tipo Torino, ecco, minimo. Ecco, secondo lei i calciatori del Torino, aspetti, faccio un parallelo centrato, lei è San Marino, tutto il suo gruppo sarà felice, appagato a 360 gradi, come che so, aspetti, sto pensando a una squadra di medio livello di Serie B, il Frosinone, ecco, voi siete come il Frosinone oppure il mondo Frosinone, il mondo Ciociaro è più felice di voi, capisce cosa intendo? Sì. Ma... È una realtà diversa, cioè in Serie B, una squadra media di Serie B, se sono professionisti e guadagnano anche già bene, però non credo che, adesso dirò una cosa magari, però non credo che la felicità poi si misuri in quello, l'appagamento sportivo si misuri in quello, quindi io penso che il nostro ambiente è questo, chi è a San Marino è perché diciamo in quella sfera lì di livello e quindi immagino che saranno appagate poi e che magari qualcuna sì, qualcuna no, però non credo che nessuna si ponga il problema di essere più o meno appagata rispetto ai maschi, noi non ci pensiamo proprio ai maschi, cioè nel senso, è ovvio che come hai detto tu prima ci sono interessi diversi, c'è un giro di pubblico diverso, c'è un giro di soldi diverso, non si può pretendere di essere come i maschi attualmente, ma come hai detto anche te anche, cioè, ci sono svariati altri sport anche, no? Che magari in Italia meriterebbero di più. Non è una questione solo di calcio femminile rispetto al calcio maschile. In Italia c'è una presenza totalizzante del calcio maschile rispetto a qualsiasi altro sport. Basta che pensare alla pallavolo, e la pallavolo la vedi solo quando c'è l'Europeo, c'è il Mondiale e arrivano in semifinale, allora siamo tutti tifosi di pallavolo, però in verità
Di solito è un trafiletto nelle ultime pagine, è proprio una questione culturale, ma che non incide solo sul calcio femminile particolarmente, perché poi viene fatto il paragone. Ovviamente il basket, nessuno paragona il basket al calcio maschile, quindi però c'è una predominanza del calcio maschile in generale rispetto a qualsiasi altro sport in Italia. Certo, l'ultima cosa, Giulia, riguardano invece il modo di allenare, no? È molto diverso, le faccio sempre l'esempio di Fabio Grosso, ammesso che sia rimasto al Frosinone, non ho controllato. Le metodologie di allenamento sono molto diverse, e se lei, anziché la B femminile, passasse domani al maschile a Frosinone, se la sentirebbe, oppure è un mondo molto diverso? Lei sa che Carolina Morassi allenò la Viterbese per qualche mese con Gaucci. Ma non lo so, io credo che siano due mondi diversi, proprio i maschi e femmine come atlete, però l'atleta in generale è atleta, lo sport in generale a livello tecnico-tattico è lo stesso, ovvio che proprio per il percorso che sta facendo il femminile, è ovvio che il lavoro è diverso, ma per il tipo di momento in cui siamo nel percorso, calcio maschile prima squadra, no, io intendo, Giulia, sul piano tattico, cioè se io studiassi armato di telefono se io Giulia osservassi, filmassi e giudicassi insieme a lei una settimana di lavoro di una squadra qualsiasi, di A o B, al maschile e al femminile, cambiano solo i carichi di lavoro? Probabilmente sì. Benissimo. Probabilmente dipende dal tipo di giocatori, però sì. Grazie. Ecco. Grazie. Grazie a te.